Il barbone è un cane da compagnia? Non proprio. Il barbone è stato selezionato per la caccia all'anatra, per entrare in acqua e per fiutare le anatre e riportarle a riva. Oggi il barbone e il barboncino soprattutto vengono impiegati come cani da compagnia, come cani da esposizione, e questo ha fatto sì che i cani fossero stressati. Molto spesso le persone si sono rivolte a me proprio per dirmi: ma il mio barboncino non riesco ad educarlo, non riesco a gestirlo, eppure lo amo, gli faccio tante coccole, ma lui continua a crearmi problemi. Tiro al guinzaglio, è aggressivo, mi fa la pipì in casa, sembra pazzo. Beh, ci credo. Impiegato per anni, selezionato per fare il cane da caccia, impiegato oramai solamente per ricevere coccole, è normale che sbarelli. È normale che non sia sereno e felice, perché non viene trattato più come cane, perché viene preso come un pupazzo, perché essendo piccolo, soprattutto i barboncini e il barboncino toy, essendo piccoli, vengono trattati come pupazzi da coccolare, e questo per il cane è un vero e proprio dramma. Non può stare bene un cane che è stato selezionato per cacciare, per stare in acqua ed essere solamente coccolato. Non ha nessun senso di esistere. Ovvio, è un cane intelligente, un cane attivo, un cane molto intraprendente, e dà necessità di fare qualcosa insieme a te, non solamente riceversi coccole. Ci credi che poi si stressa? Perché non si sente appagato, perché non si sente rispettato, perché non si sente parte integrante di un rapporto. Si sente solo usato e schiavizzato per il tuo ego e il tuo benessere. Per questo avere un barboncino implica sì coccole, come per tutti i cani, ma implica anche responsabilità nell'agire in modo efficiente, funzionale e pragmatico per le sue necessità. Devi imparare a rispettare la psicologia e la comunicazione canina per rendere felice il tuo cane. L'attitudine è quello di cui ti parlano, di ogni razza, ma la psicologia e la comunicazione canina sono necessarie per tutti. E se tu applichi questo, impari a dare un ruolo al tuo cane, impari a fare qualche esercizio che sia funzionale, che sia facilmente replicabile nella quotidianità e non un'ora alla settimana, perché un'ora alla settimana, signori miei, cosa possiamo fare al cane un'ora alla settimana? E non ha neanche senso farlo un'ora al giorno, perché poi diventerebbe un lavoro più che un piacere e un qualcosa di divertente da fare insieme. Occorre trovare il giusto modo per poter inserire nella quotidianità giochi, coccole, esercizi, ma fatti con leggerezza, con disinvoltura, per poterlo far star bene, per poterlo rendere felice e per poterlo appagare. Psicologia e comunicazione canina sono alla base di qualsiasi rapporto con il cane. Senza questo non si può ottenere nulla, neanche con un barboncino.